Oggi la presentazione di un libro importante, ma anche di un concorso letterario dedicato ai ragazzi. Ma di che cosa si tratta? Ma intanto ho il piacere di poter presentare e essere insieme alla scrittrice un libro sicuramente molto bello e credo che sia un orgoglio per la città di Albenga, perché è un libro scritto da un albenganese che sta avendo molto successo e quindi insomma è un piacere. Poi è una persona che conosco dall'infanzia, quindi un doppio piacere. E poi sì, la cosa molto particolare è che è legata a questo libro, alla casa editrice, proprio perché in questo libro si parla dell'importanza delle tradizioni, hanno deciso di fare un bando proprio per i ragazzi del nostro comprensorio, comunque di Albenga, un bando che consentirà a questi ragazzi che vogliono cimentarsi e scrivere dei racconti di poter vedere pubblicato il loro racconto, racconto che deve essere sempre legato alle tradizioni, all'importanza delle tradizioni, che devono essere viste come un qualcosa non che separa ma che unisce, perché sono convinto che sia fondamentale che ognuno vada a preservare le proprie tradizioni, le conosca, ma la tradizione non deve essere una cosa che ti distanzia dagli altri. Anche le tradizioni degli altri sono importanti, devono essere conosciute e forse la curiosità porta anche ad avere un rapporto migliore fra le persone. Oggi, fra l'altro, sempre legata alle tradizioni, ci sarà un premio che viene dato a un vecchio pescatore di Albenga, Masurca, tutti lo conoscono, che è una persona che è veramente legata al mare tutta la sua vita, alle tradizioni, quindi legata a questo facciamo anche questa festa all'interno della Lega Navale, diciamo che è un po' la casa di Masurca, perché lui è sempre qua, è una persona un po' avanti con l'età, ma bisogna dire che il mare fa bene perché è in grandissima forma e quindi è veramente un piacere dargli questo riconoscimento.